faccio anch'io un video in macchina, lo fanno tutti. Saluto il mio amico Morris e anche il Greg, che soprattutto Morris hanno fatto tantissimi video in auto. Oggi mi ci metto anch'io. No, perché faccio un video in auto? Non per il piacere di farlo, ma perché non ho tanto tempo da organizzarlo diversamente. Volevo parlare in maniera piuttosto rapida di quello che è successo ieri l'altro sera, che è l'halving del Bitcoin. Si parla tanto di DPI, dispositivi di protezione individuale. Ve lo do io, il dispositivo di protezione individuale, il Bitcoin, non la mascherina o le altre cose. Proteggetevi individualmente, comprando individualmente Bitcoin per garantirvi un futuro, non lo so, ma se vi va male non avete sbagliato, probabilmente vi andrà bene e avrete fatto la cosa giusta, perché le condizioni attuali sono assolutamente a favore dell'acquisto dei Bitcoin. Non ci guadagno niente, addirittura non vi consiglierò delle cose tecniche o dei portali specializzati, anzi dopo voglio farvi anche un nome, ma sì, niente dove ci possa guadagnare qualcosa. Con questo voglio dirvi, lo faccio solo perché questo fa parte dei nostri temi, i temi di rendita, di guadagno, di ottimizzazione degli investimenti, eccetera, e il Bitcoin c'è dentro in pieno in questa cosa, perché è diventata, almeno per me, è cominciato come una piccola differenziazione, ma facciamo anche quelle, vediamo come va, e sta aumentando sempre di più. Stavo parlando del halving. Halving è praticamente il dimezzamento della produzione di Bitcoin per pacchetto che c'è una volta ogni 4 anni. Non ve lo sto a spiegare tecnicamente perché sarebbe troppo lungo e non sono la persona giusta, però ogni 4 anni più o meno, neanche questo so dire perché, più o meno il valore di Bitcoin che viene dato a chi produce un nuovo pacchetto, prendetela così, viene dimezzato. Cioè fino a 2 giorni fa chi produceva un pacchetto di Bitcoin incassava 12,5 Bitcoin per lui. Questo era il pagamento, per il lavoro fatto, poi li scambiava, li vendeva, non lo so. Da ieri l'altro sera alle 22:24, una cosa del genere, c'è stato questo cambio e ogni pacchetto viene onorato con 6,25 Bitcoin, non più 12,5, quindi la metà. Perché allora che cazzo? Eh no, è che tutte le volte che si è verificata questa cosa, e cioè due, anche se non è tanto, però comunque due volte, il prezzo del Bitcoin è aumentato a dismisura, non subito dopo, ma è aumentato a dismisura dopo qualche mese, perché prima ci sono tutti i miner sono i minatori, coloro che appunto fanno questo lavoro di produzione per incassare adesso i 6 bitcoin 25. Tutti quelli che magari non ci stavano già dentro prima mollano il colpo, vendono tutto e cambiano mestiere, mentre il lavoro adesso si farà un po' più professionale perché si guadagna la metà e ovviamente rimarranno solo quelli validi. Questo detto in maniera estremamente rude e suppongo nemmeno precisa, ma non è questo il tema. Il tema è che i Bitcoin a partire da adesso assumono un'importanza sempre maggiore in un pacchetto di investimento che ha la persona oculata. Voi mi direte, ma se devo guadagnare un po', il Bitcoin è rischioso tenere il soldino in banca, questo è rischioso, ma non avete visto di cosa parlano? Di prelievi forzosi, tasse, e anche se non li facessero, comunque c'è un controllo su tutto quello che fate, cioè tutte le cose vengono completamente tracciate, col Bitcoin no,
Con questo non voglio dire che si può tranquillamente fare del nero, con questo voglio dire che uno si può tranquillamente sentire libero senza dover pensare tutte le volte che tira fuori una carta di credito che altre persone non solo potrebbero vederlo, ma sicuramente ci costruiscono sopra uno storico, delle statistiche, vendono pubblicità, eccetera, eccetera. A me questa cosa non fa piacere. Perché faccio questo video? Perché volevo farlo oggi abbastanza, in maniera abbastanza veloce? Perché il Bitcoin è una cosa che in se stessa è abbastanza veloce. Questo halving è una cosa di un giorno e mezzo fa, e coloro che fanno questo, cioè i youtuber che parlano di Bitcoin e di criptomonete in generale, hanno già fatto diversi video. Io non sono l'intenditore di criptomonete, però sono quello che vi dà due consigli su come gestire il vostro denaro: comprate Bitcoin. E volevo dirvi anche di non farlo così alla cazzo, ma adesso vado su un sito, li compro, o è facilissimo, vai su, non so, checks.io per esempio, c'è la prima schermata, compra 200 euro di Bitcoin o 1000 o qualcosa. Attenzione che, parentesi, se cliccate nella pagina, sempre lo stesso sito, costano 10% in meno. Comunque, a parte quello, è facilissimo comprarli così, ma non è tanto facile fare la cosa giusta, non è comprare un'azione in banca, eccetera. Quindi prima di farlo non prendetevi paura di non guadagnare abbastanza, perché il Bitcoin, salvo rari casi, secondo me, questa idea personale, è un investimento da fare a lunghissimo termine. Quindi anche se ci perdete, se lo comprate un pelino più caro fra qualche giorno, non fa tanta differenza. E però fa tanta differenza se fate una cazzata perché comprate male. Cosa intendo comprate male? Che non sapete cos'è un valore rispetto alle altre altcoins, non sapete cosa sono le altcoins, soprattutto non sapete quali sono gli exchange, che garanzie danno, eccetera. Quindi prima è necessario studiare, è necessario passare un po' di tempo nel cercare di capire come funziona questa cosa. Prima vi dicevo che vi avrei dato un nome, e vi do il nome di uno che fa solo quello su YouTube. Si chiama Tiziano Tridico, che è un ragazzo di Roma che ha vissuto in Germania, è sceso dalla ruota del criceto per fare solo questo in vita sua, cosa che ai miei occhi lo fa apprezzabilissimo, e ha un canale che ovviamente vi linko qui sotto, che parla solo di Bitcoin. Perché vi dico questo? Magari per un neofita è anche troppo complicato, ma perché vi indico questo nome? Perché ieri, credo, ha fatto un video con il, secondo me, eccezionale Riccardo Zanetti. Anche di questo vi metto un link sotto, del Zanetti e del video, dove Tridico racconta un po', intervistato da Zanetti, racconta un po' che cos'è il Bitcoin, ma lo fa in una maniera talmente semplice che se non capite quello, ecco, non è il vostro, non lo fate, perché è spiegato veramente come per i bambini. Seguitelo, perché sia Zanetti che il Tridico sono due persone molto affabili, persone molto tranquille, come piacciono a me, e hanno interesse a raccontarvi le cose veramente come stanno, cioè non hanno interessi economici, hanno interesse a spiegarsi bene, a dire la verità. E vi metto i link, come detto, e comprate Bitcoin, fate questo investimento, ve lo dico da youtuber che non vale niente, e non ve lo dico, questo è anche importante fare un disclaimer, non ve lo dico da promotore finanziario o da qualsiasi, non lo so, non lo faccio di mestiere, è una cosa che prendetela come se ve la dicesse un amico. Fate questo per proteggervi com'era la protezione individuale. Aspetta che stavo leggendo un articolo che non mi ricordo più come l'hanno chiamato, dispositivi di protezione individuale. Ecco, il Bitcoin è il migliore dispositivo di protezione individuale che possiate trovare in questo periodo.